e la persona con P. Perché non volesse? Perché non di volesse forza. Di forza! Questa è per te la risposta dei proci, affinché lo comprenda tu dentro l'animo tuo e comprendano tutti gli Achei. Quando all'inizio del poema il poeta ci porta nella reggia di Odisseo, sono passati 20 anni da quando Odisseo è partito per combattere la guerra di Troia. È ancora assente, manca da 20 anni. Sappiamo che tornerà, tornerà di certo, e sappiamo che tornerà solo, ma non sappiamo come farà ad affrontare la situazione che è venuta a crearsi a Itaca durante la sua assenza. Come apparì mattutina l'aurora che ha dita di rosa, il caro figlio di Odisseo allora s'alzò dal suo letto. Certo li allontanerei, se solo ne avessi la forza. Compio un'infamia al di là d'ogni freno. In triste rovina questa mia casa perisce. Ma più che ad altri, ecco ai proci mi rivolgerò nel parlare. E Odisseo è caduto in una terra lontana, e tu pure fossi con lui, morto. Tanto nessuno più serba memoria di Odisseo divino fra quelle genti di cui fu re. Se, mentre nelle sue sale banchettano i proci superbi, d'allontanarli di casa nell'animo fosse impaziente, oh, non godrebbe di lui la donna che tanto lo brama. Nobile uomo mi sembra, benevolo, possa per lui compiere Zeus ogni bene. Il fatto che il poeta, all'inizio del poema, ci costringa ad analizzare la situazione di Itaca in assenza di Odisseo, contiene probabilmente la chiave di lettura di tutto il poema.